L'onorevole Carlo Costantini è candidato per l'Italia dei Valori alle elezioni regionali dell'Abruzzo del prossimo fine di novembre. Chi sarà eletto in Abruzzo dovrà raccogliere un'eredità pesante e soprattutto la credibilità dei cittadini, fermo restando che l'ultimo presidente faceva parte del Partito Democratico, ossia alleato dell'IDV. Lei ha perfettamente ragione, chi si candida al governo della regione Abruzzo dovrà mettere in campo una credibilità straordinaria, dovrà recuperare il rapporto di fiducia con i cittadini e per farlo dovrà dimostrare la propria disponibilità a fare rinunce. Noi per questo siamo convinti che al primo posto sia necessaria una lotta determinatissima ai costi e agli sprechi della politica, sia intervenendo sui costi di funzionamento del Consiglio regionale, della Presidenza della Giunta e della stessa Giunta, sia intervenendo sul piano della razionalizzazione della pubblica amministrazione, mi riferisco per esempio alle ASL. Noi in Abruzzo siamo una regione di 1.200.000 abitanti e abbiamo 6 ASL che rappresentano uno spreco di risorse enormi ed anche un impedimento alla migliore organizzazione dell'assistenza sanitaria. Interverremo poi sulla miriade di enti strumentali e di società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato che in questi anni sono servite quasi esclusivamente per costruire consigli di amministrazione, poltrone per collegi sindacali e consulenze varie piuttosto che per risolvere i problemi ai cittadini. In Abruzzo queste società nella stragrande maggioranza dei casi o sprecano denaro o hanno risorse talmente esigue da non coprire nemmeno le stesse spese di funzionamento, quindi funzionano per sopravvivere. Noi abbiamo già sviluppato dei conti e siamo convinti che intervenendo pesantemente con questi intagli saremo nella condizione di, non dico di recuperare interamente il deficit della sanità, ma sicuramente di recuperarne una quota importante e di liberare anche risorse per investimenti e per sviluppo. Tutto questo ci consentirebbe di rimettere a posto il bilancio. Certo, una volta rimesso a posto il bilancio dovremo pensare anche agli investimenti, alle infrastrutture, allo sviluppo. In Abruzzo c'è bisogno di posti di lavoro, c'è bisogno di occupazione, c'è bisogno di costruire le condizioni migliori perché la nostra economia riprenda a crescere. Fermo restando che togliendo un po' di apparati pubblici i posti di lavoro si tagliano in questo caso. Comunque, ma non sono posti di lavoro quelli, quelli sono regali. Il posto di lavoro è il posto dato a una persona che anzitutto fatica per conquistarsela, vince un concorso oppure dimostra sul campo la propria professionalità, che poi lavora. In moltissimi casi si tratta di situazioni che vedono persone lavorare esclusivamente quando devono andare a prendere lo stipendio e poi girarsi i pollici perché collocate in ruoli che non esprimono nessuna professionalità. Purtroppo l'Abruzzo, a parte la bellezza sicuramente ambientale, è balzato agli onori della cronaca per quella vicenda dello scandalo dell'acqua. Lo conosce, che è in corso d'inchiesta? Io lo conosco perfettamente perché io sono uno dei primi avversari del Partito dell'Acqua. Io dall'opposizione ho fatto approvare una legge regionale, la 24 credo del 2004, che avrebbe potuto decretare la parola fine, avrebbe potuto uccidere il Partito dell'Acqua. Questa legge introduceva un principio innovativo che scatenò anche un ricorso alla Corte Costituzionale da parte del governo Berlusconi. Stabiliva il principio che le società pubbliche, per quanto di diritto privato, non potessero assumere personale senza seguire procedure di evidenza pubblica e non potessero assumere personale senza aver preventivamente verificato il fabbisogno effettivo. Questa legge fu impugnata dal governo Berlusconi, la Corte Costituzionale diede torto al governo Berlusconi ed oggi credo che nel decreto fiscale il 112, a distanza di 5 anni, il governo Berlusconi abbia mutuato questo principio e abbia introdotto il vincolo delle procedure di evidenza pubblica anche all'interno delle società. Io sono contro il Partito dell'Acqua dal 2003, il Partito dell'Acqua si è reso responsabile di scandali incredibili, non solo la triplicazione dei costi delle bollette, ma anche l'acqua al veleno e sprechi di ogni genere. Quello credo che sia veramente l'esempio di tutto ciò che non possiamo più ripetere. Un'ultima domanda, poi la lascio. I rapporti con il Partito Democratico dopo la vicenda di Del Turco in Abruzzo sono cambiati. Sappiamo che l'IDV ha ritirato la delega quando ci fu l'arresto di Del Turco, quindi dimostrando in qualche modo che l'IDV non era assolutamente al corrente del giro presunto di questi soldi, di tangenti. Guardi, c'è di più e mi fa piacere avere l'opportunità di chiarire questo aspetto. IDV è all'opposizione, è stata per 3 anni all'opposizione in Regione Abruzzo. IDV ha avuto l'opportunità di inserire un proprio assessore solo dopo le elezioni politiche e solo dopo un chiarimento politico che ci ha consentito per iscritto di ottenere una serie di impegni. Avevamo ottenuto l'impegno per la riduzione dei consiglieri di amministrazione per alcuni enti e per l'eliminazione di altri enti. Avevamo fatto un accordo che andava esattamente nella nostra direzione. L'assessore dell'Italia dei Valori non ha avuto nemmeno la possibilità di verificare qual era il suo ufficio, perché a distanza di pochi giorni il Presidente è stato arrestato, il giorno dopo abbiamo detto che saremmo usciti dalla Giunta e siamo usciti effettivamente. Altri partiti hanno detto che sarebbero usciti dalla Giunta e in realtà sono ancora in Giunta. Allora chiudiamo l'intervista con un messaggio finale.
messaggio finale tende a cercare di recuperare fiducia. Noi vogliamo recuperare la fiducia dei cittadini e per farlo siamo perfettamente consapevoli di dover essere noi a dover dare l'esempio. Penso per esempio alle pensioni dei consiglieri regionali, ed è un tema che tratterò. Noi politici in questi giorni parliamo dell'allungamento delle aspettative di vita e mettiamo in discussione l'età che vede la persona che lavora 30 anni, 40 anni andare in pensione. Dobbiamo elevare l'età pensionabile, portare a 60, a 65, però ci dimentichiamo di considerare che per esempio una Regione Abruzzo, il consigliere regionale che ha fatto 5 anni può andare in pensione a 55 anni. Allora, prima di chiedere a un lavoratore di spostare nel tempo l'età pensionabile, cominciamo a spostarla noi.